Ogni racconto che si rispetti ci porta in un luogo, a volte lontano, a volte vicino, a volte reale e a volte di fantasia. Questa volta voglio portarvi tra le verdi montagne del Tirolo per narrarvi la storia di Maria, scritta dal nostro caro amico Donizetti tanto tempo fa. In un piccolo paesino tirolese, circondato dalle montagne, da tempo c'era la guerra e i suoni dei cannoni rimbombavano tra le strade. Così spesso la gente si ritrovava in piazza, gli uomini per incoraggiarsi tra loro, le donne per pregare affinché tutto si risolvesse per il meglio. A difesa del paesello c'era da tempo l'undicesimo reggimento dell'esercito francese. Tra loro viveva appunto la nostra Maria. Maria è una bella ragazza, solare e vivace, ma anche tanto refrattaria alle buone maniere. In altre parole, quella che chiameremmo un vero e proprio maschiaccio. Sì, perché Maria, quando era piccola, non ha avuto una mamma ad insegnarle le buone maniere. Ed il padre era un capitano del reggimento, che in punto di morte aveva affidato la bambina al suo sottoposto Sulpizio. Così Maria era cresciuta con un padre adottivo, il sergente Sulpizio, che l'aveva educata così come lui riteneva più opportuno. Schietta e sincera, senza fronzoli o capricci, come le tante principesse o marchese che lui conosceva. Inoltre Maria era cresciuta tra i soldati del reggimento, abituata alla vita militaresca, e per tutti loro era un po' come una figlia. Maria era davvero felice della sua vita, non l'avrebbe cambiata per nulla, neanche per tutti i nastri, i merletti, gli ori e le feste del mondo. Ma ormai Maria è una ragazza ed è giunta in età da marito. E di questo se ne erano accorti tutti, soprattutto il padre adottivo. Così un giorno Sulpizio prende coraggio e prova a parlare con Maria. La chiama in disparte e le dice: vieni Maria, stiamo un po' da soli perché ho bisogno di parlarti. Tu ormai sei grande, sei bella, è necessario che tu ti mariti, ma intanto... È vero che ti hanno sorpresa qualche giorno fa nell'accampamento mentre parlavi con un giovanotto? Come fai a saperlo? Oddio, sì! Ma è un giovanotto garbato. Si chiama Tonio, è un ragazzo tirolese a cui debbo la vita. Eccoci qua. Come in ogni favola che si rispetti, la protagonista è innamorata di un ragazzo che a sua volta ricambia il suo amore. Maria sta per raccontare a Sulpizio di come lo avesse conosciuto, quando, tra grande strepitio di stivalacci militari, all'improvviso entrano i soldati del reggimento, portando con loro un prigioniero, che gettano ai piedi di Sulpizio. Ah, bene! Cosa abbiamo qui? È una spia? Dove lo avete trovato? Dice il capitano rivolto ai soldati. Padre, fermatevi! Padre, è lui! Il giovane tirolese che mi ha salvato la vita! Una sera, mentre stavo tornando a casa, stavo per cadere in fondo a un precipizio. Senza il suo soccorso, sarei morta! Sulpizio e i soldati allora iniziano a guardare il ragazzo con occhi diversi e in un attimo lo accolgono tra loro, festeggiandolo e ad acclamandolo come un eroe. Or via per festeggiare il salvatore della figliola nostra, beviam, trinchiam, al suo liberatore, che giri il rum. E tu, Maria, canta la canzone che al reggimento è più grata. E così, mentre Maria canta, il reggimento accoglie in allegria Tony tra le sue fila. Ah,
festeggiamenti vengono presto interrotti dal suono di un tamburo. Qualcosa sta accadendo. Occorre muoversi svelti. Così i soldati si avviano verso il campo di battaglia, dove sembra che i nemici si stiano ritirando, e portano con loro Tonio, per non lasciarlo solo con Maria. Ma Tonio riesce a sfuggire al loro controllo e ritorna svelto da Maria. Credevano che fossi venuto per conversare con quei bei musi. Alla prima loro distrazione sono scappato. Il sergente gridava come un orso. Ah, mio padre. No, quell'altro oppresso. Anche lui è mio padre. Tonio, l'intero reggimento è per me come un padre adottivo. Tonio è sorpreso, ma è più concentrato sulla sua decisione di confessare il suo amore a Maria, che senza troppi giri di parole gli dice di ricambiare i suoi sentimenti. Così i due innamorati si abbracciano, ma proprio in quel momento entra sul pizzo. Corpo di una spingarda! Il giovinetto! Ecco dov'eri! Poco fa mi sei scappato! Sì, sono scappato qui perché voglio sposare Maria! Dice Tonio, avanzando tutto gonfio d'orgoglio verso Sulpizio. Ma l'anziano soldato non prende bene questo suo fare spaccone e sta per percuoterlo, così Tonio si nasconde dietro Maria. Ah, disgraziato! Maria è promessa già al più bravo di noi! Maria interviene. Padre, questa volta, padre, vi state sbagliando! Sulpizio va su tutte le furie e sguaina la sciabola e fa per andare incontro a Tonio, ma il ragazzo fugge ed esce dalla stanza. Allora si gira per sgridare Maria, ma si accorge che anche lei è scappata dalla parte opposta. Sta per seguirli, quando nella stanza entra il sergente Ortensio, accompagnato da un personaggio molto particolare. Un personaggio che è giunto a portare ancora più trambusto nella nostra storia. È la Marchesa di Birkenfield, una nobildonna svizzera che, durante il suo viaggio di ritorno verso casa, si è trovata costretta a fermarsi nel paesino di Maria a causa della guerra. Scusatemi, signore! Ero in viaggio con il mio maggiordomo, ma ritrovando la via piena di soldati, ho preferito fermarmi qui, per poi farmi scortare fino al mio castello di Birkenfield. Birkenfield, dite? Questo nome mi ricorda il buon Capitano Roberto. Il Capitano Roberto! Fu il fidanzato di mia sorella! Dal loro amore nacque una bambina. Purtroppo mi hanno detto che morì con il padre sul campo di battaglia. Ma non è morta! Si chiama Maria! È la perla, la figlia del nostro reggimento! Ma guarda un po'! Il destino a volte gioca proprio brutti scherzi. Così la Marchesa non è altro che la zia di Maria. O almeno questo dice di essere. Credeva che Maria fosse morta durante una battaglia, e invece no. Ora scopre che la ragazza è viva ed è stata salvata e adottata da Sulpizio e da tutto l'undicesimo reggimento. Questa storia è così sorprendente che la Marchesa, per essere sicura, chiede a Sulpizio le prove che quella bambina gli venne affidata proprio dal Capitano Roberto. Le prove? Ecco una lettera scritta poche ore avanti la battaglia, nella quale Roberto per il troppo valor perse la vita. Aveva inviato Maria fra noi col servo, ma una pallottola importuna mandò il servo nel mondo della luna. Spero che questa figlia sia stata allevata secondo le migliori maniere che si addicono ad una signora. Certo, sicuramente tutte le buone maniere che Maria poteva apprendere in un campo di soldatacci le aveva apprese, e la Marchesa non può che constatarlo di persona. Quando Sulpizio l'accompagna a conoscere la ragazza, trova Maria che sta imprecando contro di lui per averla allontanata da Tonio. Altro che modi da signora! Maria è proprio un vero maschiaccio. Sulpizio la mette al corrente di tutto. Maria deve considerarsi davvero fortunata. Ha trovato la sua famiglia e non solo. La Marchesa, piena di gioia, non vuole altro che condurla con sé, occuparsi della sua educazione
insegnarle a vestirsi da grandama, a danzare e allontanarla una volta per tutte da quella vita così poco adatta a una signora. Ortensio! Preparate i cavalli per la partenza! Esclama la marchesa rivolta a suo fido maggiordomo. Ma Maria, a guardarla bene, non è per niente contenta. Ma io non voglio lasciare il mio reggimento! All'improvviso si sente il suono del tamburo. È il reggimento che intona il rataplan. Tra i soldati c'è anche Tony, che ha deciso di arruolarsi per essere vicino a Maria, diventare il migliore dei soldati e poterla così finalmente sposare. Con questa mossa si è conquistato la simpatia di tutti i soldati del reggimento, contenti dell'unione tra i due innamorati. Purtroppo nessuno avrebbe mai previsto quello che stava accadendo. Maria deve partire e lasciare il reggimento. Tra le lacrime, la ragazza dice addio a chi l'ha accudita, protetta e amata fin da bambina. Devo partire. Addio. Voi che l'amore, sin dai primi anni, a me destraste in seno e con me divideste gioie e affanni. La mia felicità è sacrificata ai beni e all'oro. Devo partire. Per me pietà, celate il vostro pianto. Addio. Tonio cerca di fermarla. Maria, Maria, resta. Fallo almeno per me. Ma Maria scappa via tra le lacrime. Partire da lui, non oso nemmeno pensarlo. Perderlo adesso, orché doveva sposarlo. Tutti i soldati la salutano. Sui loro volti c'è tanta tristezza. Sono passati diversi mesi da quel giorno e la vita di Maria è cambiata, ma il suo cuore no. Le mancano i suoi amici, la sua libertà e soprattutto le manca Tonio. Vive ormai nel castello della marchesa a Birkenfield. Ogni giorno la marchesa, con ostinazione e tanta fatica, ha cercato di trasformare quel soldataccio di Maria in una raffinata e giovane nobildonna, insegnandogli il canto, il ballo, il portamento. Quanto impegno da parte della marchesa, anche perché la fanciulla continua ad amare il suo mondo e a conservare i gusti musicali tipici dei militari. Il suo repertorio è rimasto ristretto tra marce e marcette, che di certo non sono molto raffinate. Al castello in quei giorni è giunto ospite Sulpizio, a cui non passa inosservata la sofferenza di Maria. Povera figlia, io più non ho coraggio di vederla soffrire. Già da 4 ore le van storpiando i piedi perché impari il minuetto, e quella, abituata a saltar con noi liberamente, piange, anche se è vestita da grandama. Infatti, malgrado tutti i bei vestiti, le feste, le scarpe, i balli, Maria fa davvero fatica ad assecondare le richieste della marchesa. Oh mio Sulpizio, io non ne posso più, voglio ammazzarmi, ma te lo dissi e lo ripeto schiettamente. Possono insistere, ma non otterranno niente. Maria è nel salone con Sulpizio. Intanto la zia prova per l'ennesima volta a farle cantare una canzone al clavicembolo, cercando di mantenere una postura da signora. Ma Maria questo proprio non riesce. Dopo l'ennesimo tentativo inutile, si sente umiliata e si allontana dalla stanza piangendo e dicendo tra sé: le ricchezze e il grado nobile so che non mi possono cambiare il cor. Dovrei per sempre nascondere il mio dolore affannoso e la mia anima ingannar. Fra le gemme e i tessuti non trova pace alcuna il mio lungo dolore. A che mi giova esser bella se ogni pace vien tolta al mio cor? Ma ad un tratto si odono dei rumori. Il suono di una marcia. È
dell'11° reggimento. È venuto a trovare Maria. La gioia della fanciulla è incontenibile. Ma cosa sento io mai? È un'illusione! Questa marcia guerriera è la mia guarnigione! Oh, trasporto! Oh, dolce ebbrezza! Arrivano gli amici del mio cuore e con loro tornano i piaceri della mia giovinezza! Tra i soldati c'è Tonio, che si è distinto sul campo ed è stato promosso. È diventato un ufficiale. Ce l'ha messa proprio tutta per diventare il migliore dei soldati e così conquistarsi il merito di sposare Maria. È il momento di festeggiare con canti, balli e vino. Sul pizzo, Maria e Tonio si abbracciano. Peccato che il momento di gioia non duri però molto. Nella stanza entra la marchesa. Che vedo? Un ufficiale! E voi? Sulpizio, qui rinchiuso con loro! Ma che fate? Oh, zia, lascia che ti presenti una persona. Questo è quel Tonio che mi salvò in un giorno da morte certa. Zitta, Maria! Sei già stata promessa in sposa al duca Krakenthorpe. La marchesa non è affatto contenta. Infatti, ha già organizzato un grande ricevimento per festeggiare le nozze che ha combinato tra Maria e quel duca dal nome un po' difficile. Krakenthorpe! La zia è talmente decisa a maritare la ragazza al duca che scaccia dal castello Tonio con tutto il reggimento. Maria però non ha alcuna intenzione di sposare il duca. È innamorata di Tonio e sa che anche lui la ama. Tonio, mentre va via, le promette di tornare presto e Maria scappa nella sua stanza in lacrime. Ma la marchesa è ostinata. Non molla la presa e decide di giocare tutte le sue carte per far valere la sua autorità. Ferma Sulpizio, che si stava allontanando dalla stanza per andare a confortare Maria. Fermatevi, Sulpizio! Vi devo parlare. Eccovi un foglio. Leggete pure. Sulpizio afferra il biglietto e legge. Educata nella mia gioventù troppo severamente e toltami ogni via di conoscere la società, al primo comparir nel mondo vidi un giovane ufficiale. Mi piacque, lo amai, partiva. Da un matrimonio clandestino ne ebbi una figlia. Circondato poscia dall'inimico il suo reggimento, ei dovette salvarsi con la figlia. Da allora più novelle né di lui, né della bambina. Ora una mano celeste ha portato qui quella bimba. Ma per imbarazzo, per legami di famiglia, per inimicizie nazionali, non posso dire a tutti che fui sposa. E quella che ad ogni istante abbraccio, quella Maria che voi mi rendeste, quella è mia figlia! Avete capito bene. La marchesa ha svelato il suo segreto a Sulpizio. Maria non è sua nipote, ma è sua figlia. Marchesa, resto senza parole. A questo punto dite tutto a Maria! La ragazza non potrà opporsi al volere di sua madre. Quella sera alla festa arrivano i nobili e anche il notaio, che porta il contratto di matrimonio già firmato dal duca. Maria, a cui i soldati avevano insegnato il valore dell'obbedienza, accetta di assecondare il volere della madre. Ma proprio al momento della firma, tutto il reggimento e soprattutto Tonio si impongono per impedire quell'unione. I nobili invitati intervengono, non riescono a capire cosa sta succedendo, chiedono alla marchesa chiarimenti sulla vicenda e quando scoprono la verità, mormorano tra loro scandalizzati. La marchesa non sa che fare. Poi, visto anche l'atteggiamento commovente di Maria, all'improvviso prende una decisione. La più saggia. Dettata dall'amore per la figlia. Fermati, Maria! Vieni, avvicinati.
Sacrificar non voglio un cor sì bello. In me taccia l'orgoglio. E quel ch'ella sceglieva, amante onesto, al fine ottenga. La marchesa dà in sposa Maria all'amato Tonio. Immaginatevi la felicità dei due giovani innamorati. Tutti i nobili arrivati per festeggiare le nozze con il duca escono dal castello, gridando allo scandalo. Che scandallo! Mentre nella sala del castello restano i protagonisti della nostra storia, che con i soldati del reggimento esultano felici per questo finale. Anche questa volta ha trionfato l'amore.